Per me un artista è un canalizzatore di qualcosa che è molto superiore a lui. E oggi come oggi il vero artista è uno che si mette sempre in contatto con una collettività, che non dice questo è il mio mondo, se ti piace prendilo, se no no. Il quadro per me ha ancora senso farlo oggi perché comunque è una sorta di dettaglio che parla della totalità, cioè comunque è una possibilità per riattivare un mondo simbolico che è andato troppo a morire. Io sono Vittorio Bustaffa e sono appunto un disegnatore, pittore, illustratore e attualmente insegno appunto anche alla scuola Comics Internazionale di Padova, dove sono responsabile del settore illustrazione. Ho anche degli incarichi nella sede di Brescia e lavoro sostanzialmente adesso per agenzie di comunicazione, quindi illustrazioni, disegni per un po' tutto quello che riguarda un po' la comunicazione. Per molto tempo ho fatto anche libri illustrati, ecco, sono almeno una trentina le pubblicazioni tra riviste e libri, però ho smesso qualche anno fa e adesso mi dedico molto, anzi, ho proprio diciamo, ho messo a punto dei metodi di studio del disegno e della pittura e mi occupo proprio della formazione dei disegnatori e del loro orientamento. Il primo atelier che ho avuto, che io reputo ufficiale, dove ho fatto una gran gavetta, è stato grazie a un mio carissimo amico, di Mantova che mi ha lasciato per un certo periodo una cascina in cima a una collina, in mezzo ai boschi. E lì praticamente ho iniziato a riprendere in mano tutto l'artigianato, cioè quindi a fare copie dal vero, dall'antico. Non a caso avevo preso il patentino per fare la guida nei musei, quindi al museo di Verona in particolare, perché questa collina si trovava a Volta Mantovana, dove sono praticamente nato e dove mi lasciava anche sporcare i muri, cioè là ci sono ancora, lui li ha tenuti, non li ha coperti, però ci sono tutti affreschi, murales di copie da angeli, copie da una Sibilla di Michelangelo copiata per capire, perché iniziavo, la mia attività è iniziata così, facendo il decoratore. Naturalmente io ho iniziato avendo il pallino del Rinascimento, cioè, quindi i miei artisti di riferimento, a parte l'amore giovanile per Michelangelo, però è stato Pontormo, Andrea del Sarto, in parte Raffaello, ma gli allievi di Raffaello, soprattutto Perin del Vaga. E in realtà da loro sono stati i primi maestri, cioè copiare loro, copiare sia da un punto di vista, diciamo, pittorico, ma soprattutto del disegno, perché io infatti mi definisco quasi più disegnatore che pittore, perché per me nel disegno c'è la quintessenza della ricerca e della sperimentazione in ambito proprio bidimensionale del quadro. Già in accademia per me erano insufficienti gli studi che facevo e quindi frequentavo la facoltà di filosofia e io in realtà rubavo le lezioni, cioè mi facevo dare il libretto perché io non potevo entrare in quanto non iscritto e all'epoca non si poteva entrare perché certi seminari, certe cose erano solo per gli iscritti. Solo che questi iscritti io li conoscevo, non ci andavano, dovevo prestarmi il libretto che vado io. E quindi dopo, ecco, queste nozioni così ho iniziato a capire che ero ignorante come una campana e ho iniziato pian piano a leggere lentamente, ad avvicinarmi alla letteratura occidentale fondamentalmente
Poi lentamente anche verso la filosofia orientale, mi sono avvicinato a certi filosofi antichi, soprattutto grazie anche alla conoscenza di un grande maestro che ho incontrato e con lui ho iniziato a illustrare dei testi di Catullo, di Virgilio, di Orazio, di Ovidio e anche a pubblicarli. Quindi lui mi ha anche dato delle chiavi culturali per leggere dei libri, ma soprattutto una cosa fondamentale, mi ha insegnato l'atteggiamento della filosofia antica, cioè che non è un insieme di nozioni libresche oppure astratte, ma è un atteggiamento di vita. E quindi mi ha aiutato a gestire le tensioni che ci sono quando uno dipinge. Ho questa doppia natura di letterato filosofo, diciamo così, che poi io sono un appassionato, mi considero un semplice appassionato, che dovevo comunque soddisfare. Quindi alternavo queste cose e campavo, come dire, con le decorazioni. Nel frattempo imparavo dai restauratori, dai decoratori di vecchia scuola, quelli che facevano i marmi finti o restauravano i palazzi o le facciate delle chiese, andavo con loro sopra le impalcature. E quindi lì è stata una buona gavetta. Poi dopo, grazie appunto a un gallerista olandese col quale ho lavorato, lì poi sono andato ad Anversa a fare un corso di olio e lì proprio ho imparato l'accademia nel senso, diciamo, 800 soprattutto e in parte 500-600, perché la pittura del 500-600 ha delle tecniche, dei materiali sono completamente diverso dall'Ottocento. Dopo anche questo iter ho fatto una mia sintesi, ho scelto delle mie tecniche che prediligevo, ho iniziato anche a essere introdotto alla tecnica dell'acquerello. È stato interessante passare dalla pittura, come dire, greco-romana rinascimentale, con poi gli eventi del Cinquecento che portano alle deformazioni della figura, per passare poi alla pittura veneta, dove fa il quadro a macchie, gestisce la macchia. Quindi sono tornato anche a unire, diciamo, l'astratto, il figurativo. Adesso per me non c'è più neanche una divisoria tra queste cose, no? Cioè, io, se da un astratto può anche saltare fuori una forma figurativa, bene, altrimenti rimane astratto, altrimenti poi chiudo la figura. Ecco, queste cose poi non mi hanno neanche mai permesso di avere un vero e proprio unico stile, perché essendo sperimentatore non ci può essere qualcosa che ti blocchi in un unico linguaggio e fare. Cioè, o sei Morandi e fai le bottiglie ogni volta diverse, ma io non sono così, cioè ho un'unica ossessione che perseguo, la figura, che poi adesso per me ha un senso, chi lo sa, non lo so. Ha senso perché per me c'è questa grande necessità di raccontare. Allora appena si fa una mano, una figura, un dito, qualsiasi cosa, già racconti. Quindi anche un segno legato a una narrazione fi figurale, chiamiamola così perché non è figurativa, è figurale per usare un termine di Deleuze. Ecco, questo diventa un entrare in uno spazio raccontando. Adesso spesso quando faccio un lavoro lo faccio ad occhi chiusi perché chiudere gli occhi significa ascoltare il proprio corpo, così lasciare la mente, dimenticare così. Poi eventualmente, se il risultato è decente, sempre pensando a una propria visione, ricostruisco delle cose con la logica. Come vedi qui nel mio atelier sono strapieno di musica, perché sono un appassionatissimo di musica classica. È come se ogni volta iniziare a lavorare mi facessi la mia personale colonna sonora, mi preparo apposta, come dire, il mood per entrare in una determinata dimensione mentale. La musica classica in particolare, che è complessa, che ha strutture complesse, che te le dimentichi, che non sai bene, giochi col fuoco perché è come stare dallo psicanalista senza, come ha detto anche un mio amico musicologo, un clavicembalista così hendeliano. Dice che sostanzialmente metti sulla musica, ma quella ti influenza nel tuo inconscio. Ecco, mi interessa portare a galla il mio inconscio, ma non nella maniera dei surrealisti, l'automatismo, no.
proprio cercare di capire qual è l'azione con la quale finora mi sono abituato, quali sono quei gesti fondamentali che aprono in qualche modo anche a un racconto figurale. E quindi parto da quello, quindi sono segnico, sono sporco. Una volta che poi io ho fatto quest'azione, diciamo, di solito avviene appunto soprattutto sulla carta. È un po' più complesso farlo con i pennelli perché devi andare a... Non è che ti puoi accecare e poi dove vado a pigliare il colore? No, cioè, oppure mi organizzo. Sai che quello è il pennello, eccetera, vado a macchie, per esempio, poi mi fermo, apro gli occhi, apro un'altra cosa, respiro, vado avanti e proseguo, in modo tale da non sentire più nient'altro, che non voglio più sentire il mio pensiero che mi batte addosso, che mi batte dentro, ma parto dal corpo, proprio dal sentire la spalla, se mi fa male questo, mi fa male l'altro. E poi inevitabilmente si formano delle visioni. Da queste visioni piano piano saltano fuori dei percorsi. Da questi percorsi poi traggo delle forme, però lo faccio in una maniera più pensata. A quel punto, una volta che io ho fatto magari questi lavori, io li lascio riposare, li riguardo il giorno dopo, oppure anche dopo mezz'ora, un quarto d'ora, a seconda, così, e poi li riprendo in maniera più pensata, da qua ci vedo questo, è come dare forma a una nuvola, no? Cioè tu dici questa nuvola è così, però non è da pensare che sia un lavoro, in realtà è molto complesso, perché non è come un lavoro così puramente istintuale, no? Istintivo, che va a finire dentro così come capita, perché inevitabilmente il mio sostrato culturale mi porta a parlare con queste figure e che si incarnano dei veri e propri archetipi. Ad esempio, alcune figure parlano di Hermes, alcune figure parlano di altre cose, i tarocchi, ma in maniera molto rizomatica, cioè in maniera molto... Li pesco, li associo, li assemblo, li distruggo, li cancello. Anche la cancellazione per me è molto importante dal disegno, che è un attraversamento per me, non è una cancellazione. Anche la dimenticanza non è una cancellazione, ma è un attraversamento di sé in un altro modo. Il live è stata proprio una bella esperienza, partita appunto da un'idea di Andrea Pennacchi, cercava un disegnatore, è andato dai disegnatori, no? Va da Stefano Tamiazzo, e gli dice, ascolta, conosci qualcuno che può fare una cosa così live? Ma all'epoca era veramente una sorta anche di sperimentazione teatrale, no? L'esperienza fatta prima sui muri, l'esperienza di costantemente disegnare tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni, mi ha portato ad avere quella praticità per soprassedere gli errori, qualcosa che non va nel dipinto, no, ma di fare e basta, proprio fare, dipingere. È lì che entro in trance, sul palco. Il fatto di vivere un atelier piccolo, perché questo è un soggiorno riadattato a uno studio di pittura, tra l'altro immerso in CD e libri, devo fare i conti anche con questo, sta di fatto che non ho possibilità di fare delle tele grandi, se non appunto qua questi due cavalletti, però io quando mi approccio su una pittura piccolissima è come se mi approcciassi a una pittura di 2 metri per 4. È lo stesso identico atteggiamento, le stesse identiche problematiche. Solo che al posto di muovere tutto il corpo, muovo solo il braccio, a volte solo il polso. Una cosa importante nello studio per un pittore è che abbia almeno 3 postazioni, cioè seduto in piedi, cioè che si possa lavorare sul piano. Il cavalletto verticale è fondamentale perché anche se è piccolo, devi stare sopra il lavoro e devi muoverti proprio con il braccio, con tutta l'energia del corpo dentro, e quindi anche come si tiene in mano un pennello, una matita è fondamentale, piccolo o grande non cambia. E
e poi magari un piano, diciamo, inclinato per avere anche, non so, se devi fare delle progettazioni, puoi appoggiare, puoi spostare, puoi sempre senza, cioè eliminando la problematica di disegnare sul piano, dopo tu alzi il foglio ed è tutto allungato, come mi capita a scuola ovviamente. E a livello di desiderio sicuramente punto ad altro, perché proprio ne avrei anche bisogno, perché riadattare così una parte di appartamento non è l'ideale per un pittore, soprattutto come me, che ama molto lavorare in grande. In realtà io faccio anche le cose piccole perché sono obbligato a farle, cioè non perché. Dopo naturalmente sono obbligato da due cose, a parte lo spazio anche il tempo. Lavorare nel piccolo puoi farlo anche subito. Però devo essere sincero, non mi do, non è una priorità in realtà, perché alla fine poi io sono sempre finito dove dovevo finire. Cioè, non so, ho passato vari atelier, perché dopo questa cascina sono andato in un altro appartamento, l'ho riadattato, era ancora più libero anche di questo così, pagavo anche poco, ero sempre in mezzo alla natura. E dopo sostanzialmente, dopo ne ho passato un altro in provincia di Padova, anche lì, era anche più piccolo di questo, sono venuto qui, non lo so, sono abituato talmente a girare, a viaggiare, adattarmi così che io dove vado poi track, mi imbuco. Prima di lavorare io passo a volte mezza giornata a preparare solo il tavolo con i pennelli, la matita. Per me è una ritualità, non è una routine, è molto diverso, cioè esiste un rito di preparazione per accogliere una dimensione proprio energica, proprio cinestetica, che ti permette poi di lavorare. Dopo naturalmente il tavolo diventa un massacro. E via, da capo, si risistema tutto. Ma soprattutto nelle crisi, cioè quando non sai cosa fare, oppure stai male, oppure non c'è qualcosa di irrisolto e non riesci neanche a disegnare, ecco, è curativo preparare, per me almeno, sistemare il proprio ordine dimensionale, proprio spaziale, dove tu vivi e lavori. È il luogo del rito, è un luogo che prepara l'accoglimento di energie che non si sa da dove vengano. Quindi sono sempre cose, forse anche un metro quadrato, ma negli atelier bisogna entrare come nelle chiese, secondo me. Anche se ovviamente nel mio, insomma, si entra un po' più agevolmente.